Buonasera a tutti gli amici di Telerete del Golfo e bentornati allo stadio Ricinello per la partita del Gaeta. La veglia Tuzzo sul settore di sinistra, ti sto per restituire la linea, ma guardiamo questo cross al centro, il colpo di testa, il gol di Veglia Tuzzo sul cross di la porta dalla sinistra, Veglia Tuzzo in rete al minuto 5:30. Abbiamo fatto bene a tenere la linea perché è arrivato il gol del Gaeta al quinto minuto, si è visto finalmente un'azione degna di questo nome, quello che è mancato quest'anno al Gaeta, che non aveva praticamente quasi mai crossato e oggi invece con la porta si è fatta vedere sulla sinistra. Palla al centro, Veglia Tuzzo all'altezza del disco del rigore, con la parte sinistra della testa ha praticamente collocato la palla proprio nell'angoletto. Va la porta, un assist al centro, bello l'impatto e gol! Gol! Ha segnato Cristiano, che è fuori gioco! Fuori gioco di Veglia Tuzzo che tocca la palla in fuori gioco e nega il gol del raddoppio al Gaeta. Aveva segnato Cristiano, mi sembra felice che sia questa l'interpretazione, gol di Cristiano regolare perché arrivava da dietro, ma Veglia Tuzzo che in questa occasione pecca di egoismo, tocca il pallone davanti alla porta, era lui da solo e quindi fuori gioco attivo. Deve essere questa partita quello spartiacque che si aspetta da tante domeniche. Cormaci, bella la palla sulla sinistra per Insinna che si fa vedere come sempre molto puntuale, palla al centro, palla per la porta, tiro, gol di la porta che mette la palla in rete con grandissima autorità, con grande forza, andando a segnare il raddoppio del Gaeta. Il calcio è una scienza molto più facile di quanto non si pensi ed è chiaro che con due giocatori così davanti la musica cambia e finalmente davvero tiriamo un grande sospiro di sollievo. Gaeta 2, Real Nocera superiore 0, il raddoppio, te l'avevo detto che eravamo vicini. Attenzione intanto però all'inserimento in area del Real Nocera con il tiro di Casale che si mangia un gol quasi fatto. Poco più di un minuto alla fine di questo primo tempo, finalmente un primo tempo credo al termine del quale la squadra uscirà tra gli applausi del pubblico. Palla dentro, attenzione, Montalbano esce, palo sul colpo di testa di Veglia Tuzzo, ancora la battuta verso la porta, la palla che è lì, attenzione al tocco, troppo morbido da parte di Scerrati che poteva e voleva probabilmente far saltare il pallone sul corpo del portiere. Un bel 2-0, siamo contenti, fine primo tempo, a risentirci con l'inizio della ripresa. Magari chiederò a Francesca di fare un po' di fisioterapia anche a me, intanto attenzione, mamma mia che si è mangiato il numero 11 Longo, che felice da un metro, Enzo. Sì, questo sì, è preoccupante. Gai che trotterella sempre, secondo me, non al 100% ovviamente della condizione fisica. Bravo, intelligente Cormaci, bello l'assist. Scerrati, c'è Samuele Leccese largo. Vai Samuele, tiro! No, non ci credo. Che peccato, Samuele Leccese solo davanti al portiere. Poteva segnare il suo primo gol in Serie D e invece si è fatti prodizzare e ha fallito, felice, l'appuntamento col primo gol in Serie D. E insomma sarebbe stato bello perché un ragazzo di Gaeta, Di Florio, ci è riuscito l'anno scorso nei playoff col Nardò, ti ricordi il gol del 3-2 con quel colpo di testa? Stavolta veramente era un calcio di rigore in movimento, peccato. Il Real Nocera che non deve assolutamente arrivare a meta perché potrebbe riaprire la partita. Fiorini non esce e qui c'è qualche sbavatura di troppo perché avete visto che Landini si va a mangiare un altro gol praticamente, bello e fatto, sbaglia Insinna a servire Gai, attenzione alla ripartenza col velocissimo Rivello che è l'ultimo entrato per i giocatori di Salerno, va via, bene Insinna, palla dentro, attenzione, il tiro e mamma mia per fortuna davvero la porta, questi del Real Nocera non la vedono proprio perché adesso si sta rischiando un po' tanto, è sempre Landini che è il numero 17, l'allenatore si arrabbia, dice ma insomma cosa dobbiamo fare per buttare questa palla dentro, va bene così, un po' di fortuna anche, il Gaeta non è che ne abbia avuta tantissima in questa prima fase del campionato, Insinna e Scerrati, palla sulla destra, il cross, Veglia Tuzzo, mamma mia che peccato, poteva essere il gol del 3-0, bellissimo il gesto tecnico, amico sul pallone, barriera 2 del Gaeta, vediamo come finisce questa palla, corta, troppo corta, c'è Gai
che riesce a portarla fuori, poi il fallo sul Russo, l'arbitro dice che è sul pallone, ancora Pegnatuzzo a terra, il lob, bello, Fiorini si impappina e butta la palla in rete e c'è l'autogol del portiere che ha cercato di tenere la palla, vabbè, insomma il contentino a Real Nocera superiore dato da questa mezza papera di Fiorini, che però insomma ha dimostrato domenica a Torre del Greco di essere un grande portiere. Speriamo si sia aperta, si sia finalmente girata pagina e si inauguri una nuova stagione per la Polisportiva Gaeta, che esce tra gli applausi con Fiorini, il portiere un po' giù di corda perché insomma con il suo mezzo errore ha consentito il gol, ma le parate che ha fatto a Torre del Greco domenica la dicono lunga sulle qualità di questo portiere. Terza vittoria per il Gaeta su 10 partite. Speriamo davvero che quest'oggi sia lo spartiacque del campionato. È tutto per Radio Antenna Fondi, per la diretta della partita. Vito, ti restituisco la linea. 2-0 i gol di Pegnatuzzo e La Porta. Gaeta finalmente vincente, anzi 2-1. Poi l'autogol del portiere Fiorini.